Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi farò un tutorial parlando ancora di droni e delle novità che ci aspettano per il 2018. Sigla! Eccoci ancora qua e vi voglio parlare di quello che succederà tra un anno, cioè arriveranno le regole europee e quindi ogni stato che fino adesso aveva le proprie regole per quanto riguarda il volo dei droni, ora ci sarà un allineamento delle regole e queste regole saranno valide in tutta Europa. Droni, arrivano le regole europee, quindi si riparte da zero. Fino adesso abbiamo avuto un grande marasma, un grande casino, scusate il termine, non si capiva assolutamente nulla. Ogni tanto uscivano delle nuove regole che contraddicevano le prime, non sapevamo dove si poteva o dove non si poteva volare, quali erano le condizioni. Ora invece praticamente l'Italia è obbligata a standardizzarsi a livello europeo. Tutto questo partirà dal prossimo anno, quindi nel 2018, esattamente nel secondo semestre, ma sono moltissime le novità che riguarderanno l'utilizzo dei droni. Io mi sono preso il mio solito appunto e come sempre ve lo vado a spiegare, quindi leggerò alcuni punti e cercherò in qualche modo di interpretarli in modo che voi possiate capirmi meglio possibile. Molte e profonde sono le novità che ci aspettano con il nuovo regolamento europeo rilasciato in bozza nei giorni scorsi, quindi ancora si tratta di una bozza. Ciò significa che comunque avrà dei cambiamenti, però in linea di massima queste regole saranno effettive. Poi ci sarà sicuramente qualche cosa che sarà modificato e lo andremo a vedere al momento. Per ora prendiamo per buono quello che ci è stato anticipato. Questo regolamento è destinato a diventare legge per tutti i paesi EASA, Italia compresa. Dobbiamo ricominciare da zero per l'ennesima volta. Cambia il ruolo delle scuole di volo, cade la distinzione, soprattutto questo è importante, tra aeromodelli e SAPR. Arriva il geofencing e la registrazione obbligatoria. Questo in sintesi sono i grossi cambiamenti che riguarderanno appunto queste nuove regole europee. 1. La distinzione tra aeromodelli e droni. Già a una prima lettura è evidente che ci troviamo davanti a un completo stravolgimento del già precario quadro normativo sugli SAPR e aeromodelli. Nello scenario disegnato dall'autority europea viene finalmente messo ordine tra aeromodelli e SAPR. Finora con il regolamento ENAC gli aeromodelli erano i droni usati per divertimento, mentre gli SAPR erano i droni usati per qualunque altra cosa che non sia divertimento oppure sport. Una distinzione artificiale e illogica che andrà a morire. Il nuovo regolamento EASA annulla questa distinzione. Dal 2018 aeromodelli e droni saranno la stessa cosa e precisamente si chiameranno UA, un manned aircraft, sia pure con la possibilità di deroghe per il volo ricreativo che EASA ritiene possibili grazie al senso di responsabilità dimostrato dagli aeromodellisti nella loro lunga storia e soprattutto dalla loro riconosciuta capacità di formare in modo autonomo ed efficace i piloti. Ciò non significa che gli aeromodellisti debbano seguire corsi e prendere attestazioni
contestati, in quanto, e qui sta la vera novità dell'euroregolamento, la formazione del pilota dipende da una combinazione tra scenario operativo e le caratteristiche del drone o dell'aeromodello, che, come detto, sarà un aeromobile a pilotaggio remoto come tutti gli altri. Mentre finora eravamo di fronte sostanzialmente a tre scenari operativi, cioè volo a diporto e sportivo, operazioni specializzate non critiche e operazioni specializzate critiche, con l'obbligo di aver ottenuto una licenza in una scuola di volo per le ultime due categorie, con l'Europa il quadro si articola sempre in tre categorie, ma questa volta dipendono dalla distanza tra drone e persone. Regole e droni diversi per volare vicino alle persone, lontano dalle persone e sopra le persone. A seconda dello scenario, per poter pilotare il drone, può bastare aver semplicemente letto il foglio delle istruzioni del produttore, o nemmeno quello se il drone è autocostruito. Può essere necessario aver seguito un corso online con esamino finale, oppure avere fatto un corso teorico in un centro di addestramento. Nel caso in cui questi parametri non possano essere rispettati, è necessaria una autorizzazione, come succede oggi con le nostre operazioni specializzate critiche. La cancellazione del divario tra aeromodellisti e piloti di SAPR rende molto meno centrale il ruolo della formazione. In molti casi, nello scenario open, cioè droni fino a 25 kg, che sono quelli che poi interessano a noi, la scuola di volo non è più obbligatoria per lavorare, visto che non esiste più la distinzione tra volo ricreativo e professionale. A volte nemmeno quello, se l'operazione avviene lontano dalle persone a terra. Per moltissime operazioni basta aver superato un questionario online. A volte nemmeno quello, se l'operazione avviene lontano dalle persone a terra, basta solo aver letto il foglio di istruzione del drone. Solo per volare vicino alle persone con un drone tra i 250 e i 900 grammi serve un patentino teorico che si chiama COC. Quindi la formazione vera e propria, quella dei centri di addestramento, dunque, serve solo per quello che oggi chiamiamo operazioni specializzate critiche. Quindi, per esempio, riprendere persone a 20 metri di distanza con un drone richiedono analisi del rischio e autorizzazione. Ma la grande novità sta che l'autorizzazione non viene più rilasciata dall'ENAC e nemmeno EASA, ma è lo stesso pilota, se è titolare di una licenza LUC, che sta per Light UAS Operator Certificate. Il LUC è dunque opzionale, ma dà dei veri, diciamo così, superpoteri al suo possessore. Il più importante è quello di potersi approvare da sé le operazioni critiche, senza perdere tempo e soldi con PEC e tariffe ENAC. È comunque uno sforzo economico, certamente, ma alla lunga si ripaga se si intende usare professionalmente il drone. Con le nuove regole europee arriva l'attesa registrazione obbligatoria, che può riguardare solo il pilota nel caso di uso di droni fino a 900 grammi di massa o con una energia d'impatto inferiore agli 80 joule. Oppure la registrazione deve essere fatta da pilota e drone, addirittura con un transponder obbligatorio se si vola in zone che lo richiedono. In questo caso il transponder deve inviare a terra dati di registrazione del drone, del suo pilota, la classe a cui appartiene il drone, la quota e le coordinate di volo, oltre allo stato del geofencing. Sono esentati solo i piccoli droni fino a 250 grammi di massa, purché non abbiano a bordo camere oltre i 5 megapixel per ragioni legate alla protezione della privacy. Arriva il marchio CE, anzi ne arrivano ben 5. Un'altra grossa novità nell'euroregolamento è la marchiatura CE per i droni, da C0 a C4. C0 è la classe più piccola, fino a 250 grammi di peso, che deve rispettare la normativa europea sui giocattoli e comunque non superare i 24 volt, un pacco da 6 lipo in serie, avere eliche protette e non volare oltre i 50 metri. C1 è la classe
classe dei droni fino a 900 grammi di peso. Per capirci, il DJI Mavic ci può stare dentro, pesando 750 grammi, mentre il Phantom 4 è tagliato fuori. Il volo deve essere limitato all'altezza di 120 metri. Oggi, in Italia, il limite è 150 metri per i SAPR e 70 per gli aeromodelli. E la velocità massima non può superare i 18 metri al secondo, cioè circa 65 km all'ora. Ma questo taglia fuori i droni racer, cioè quelli che fanno le gare. Dovrà avere il transponder integrato nel caso in cui abbia una camera superiore a 5 megapixel o un link di ritorno video. Non deve fare troppo baccano, molto chiasso. Il massimo è 80 decibel, che è un discreto rumore. Per capirci, quello che fa un camion pesante a un metro dalle nostre orecchie. Un colpo di pistola, sempre a un metro, ha 140 decibel, tanto per avere un'idea. Il voltaggio massimo è 24 volt, un pacco dei 6 lipo in serie. C2 è la classe forse che interessa la maggior parte di noi dronisti, almeno quelli possessori del Phantom 4 o del Phantom 3, sarebbe la classe dei droni fino a 4 kg. La tensione massima è sempre 24 volt, anche per loro la quota deve essere limitata a 120 metri e, contrariamente ai C1, devono avere un sistema di geofencing per impedire il volo nelle aree proibite e il terminatore di volo. E qui ci sarà un bel problema, perché se per terminatore di volo si intende un dispositivo esterno, sarà un costo enorme per i possessori di Phantom 4 o di Phantom 3, perché un terminatore di volo esterno può costare anche più di 1000 euro, comprensivo di una specie di telecomando che quando premiamo blocca i motori, e dovremo avere anche un paracadute a bordo, perché altrimenti il drone cade e ciao, ce lo troviamo distrutto. Speriamo che questo discorso della C2 venga poi rivisto in fase definitiva, perché è assurdo pagare un drone 1000 euro, 1200 euro, e poi avere un terminatore di volo che costa altrettanto, e questo sarà un bel problemino. C3. I C3 sono i droni fino a 25 kg, le caratteristiche sono le stesse del C2, salvo che il voltaggio sale a 48 volt, cioè 12 lipo in serie. C4 infine sono i droni che di fatto non rispettano i precedenti requisiti. Devono comunque pesare meno di 25 kg e per loro in sostanza è richiesto solo che possano volare in modo sicuro e affidabile. Tutti i droni, per tutte le categorie, devono avere istruzioni operative chiare e un foglio con le regole di sicurezza, privacy, protezione dei dati personali e assicurative. Inoltre è necessario che i droni a marchio CE informino il pilota sullo stato della batteria a bordo. In definitiva, questa è la bozza delle nuove normative che entreranno in funzione nel 2018. Quindi penalizzati sono coloro innanzitutto che stanno facendo adesso dei corsi per poter pilotare il drone, che quindi hanno già pagato una quota considerevole e che poi non sarà più necessaria al decorrere di queste nuove normative. L'unica cosa che mi spaventa un po' è il terminatore di volo. È vero che il DJI Phantom 4 lo possiede integrato nel radiocomando, ma è anche vero che di solito quando viene richiesto un terminatore di volo, questo terminatore di volo dovrebbe essere esterno al radiocomando e al drone, perché naturalmente se noi perdiamo contatto con il drone per un qualunque motivo non possiamo più utilizzare il terminatore di volo del radiocomando in quanto non funzionante, e quindi dovremo ricorrere al classico telecomando, che non è altro che una piccola scatoletta che premendo il pulsante blocca i motori. A quel punto il drone dovrà pure essere equipaggiato con un paracadute, perché altrimenti lo perderemo, non nel senso che perderemo il drone, ma nel senso che il drone precipiterà e si fracasserà a terra, e quindi sarebbe un bel guaio. Quindi questo è il punto più importante. Un altro punto a favore invece è che la distanza passa dai 70 metri di altezza ai 120 metri, quindi si potrà volare più in alto. Un altro punto invece abbastanza ostico potrebbe essere quello che è la registrazione obbligatoria dei piloti dei droni e transponder. Però diciamo che
che tutte queste normative sicuramente miglioreranno tutto quello che riguarda il volo con i nostri droni, e soprattutto avremo una cosa che è abbastanza importante, che se viaggiamo in Europa, in qualunque paese europeo noi ci troveremo, le regole saranno identiche. Quindi se adesso come adesso andiamo per esempio in Svizzera o in Francia o in Germania, non conosciamo bene le regole del loro paese e quindi potremo incorrere in sanzioni oppure nel rischio di aver requisito il drone perché non conosciamo le regole che ci sono in quel determinato paese. Ora invece, con questa uniformità, con questo sistema, con queste nuove regole europee, in tutta Europa varrà la stessa legge, quindi in qualunque paese dell'Europa noi ci troviamo ci sarà sempre le stesse leggi che noi abbiamo qui in Italia. Quindi ci sono dei pro e dei contro, ma credo che i pro siano più a favore. L'unico punto negativo, lo ribadisco, è il terminatore di volo. Staremo a vedere. Molto bene ragazzi, se questo tutorial vi è piaciuto, siete pregati di iscrivervi al mio canale, di mettere tanti like, di condividere il video, di commentare, criticare, dire la vostra opinione qui sotto. Io comunque risponderò a tutti. Detto ciò, come sempre, da Piero Gentili, ciao, ciao, ciao!